Non c'era altro in questa zona. Quelle casse sono. Mi sembra che siano pronte per essere distrutte dal Nemesis. Così a naso, eh. Ah, è il dispositivo che abbiamo visto prima. Cerberus. No, che cazzo sto facendo? Vabbè, almeno l'ho ammazzato. Ah, sono morti da sé. No! No! Oddio! Cogiuda, porco! Che cazzo è successo? Stupido, stupido. Sono un cretino, veramente un coglione. Mi sembravano morti e poi sono subito... Crepa! Sono rialzati subito. Mi hanno fatto anche sprecare un colpo di doppietta. Vaffanculo. Imbecille. Che si gioca così? Cristo. Boia! Ottimo! Ariaie! Ok, ragazzi, è pienina sta zona. Madonna! Grosso! No! Cadi! Cadi! Porca sci... E ovviamente cade adesso. Minchia pericolo. Un altro morsetto e qui ci lascio le penne. Devo stare attento. Non so se prendo lo spray medio. Devo. E dai. Aia, trucchettino. No, non voleva una cartina lunga per andare a Grosseto, credo, ragazzi. Così a naso. Sto giocando a difficoltà normale. Si inizia sempre con normale, ragazzi. Poi... pianta rossa? Perfetto. Questo è buono. Ok, non c'è niente. Vabbè. Mi fanno salvare, eh. Oh... Sì, vabbè, due posti in più nell'inventario, dai, c'è qualcosa. Polvere a sparo normale, me ne tengo una nel caso trovi quella potente per fare i colpi della... della doppietta, così faccio anche quelli. Ok. Qui si riattiva, mi sa, la rete elettrica. Beh, tanto guardiamo se ho preso tutto e poi magari salvo. C'è un bambolotto. L'avrò saltati mille, però vabbè, dai, pace. Ma cos'è quell'affare davanti a me, scusa? Ma cos'è un boss? Io non mi ricordo niente, cos'è? Non voglio neanche pensarci. Ma pulsa poi! Pulsa, altro che puzza, pulsa proprio, sembra un cuore gigante. Io non mi ricordo nulla del 3, oddio che cazzo era questo? Le larve, oddio cos'era? Mi è tornato in mente mia nonna che da piccoli raccontava che le piante verdi dei monti Arklay sono i monti quelli dove
È stata costruita la villa del primo Resident Evil. Ganz, non dimenticate mai di portare con voi una pianta verde. Sì, però mi occupano un botto di inventario, aspettate. Non dimenticate mai di portare con voi una pianta verde, boh. Vabbè, ora vediamo, eh. Oh, il grimardello. Dove cazzo è? Vorrei avere il mio grimaldello. Master of Lockpicking? È lì dentro. Di solito è in quella cassa lì il grimardello, però... Secondo me appena lo prendo succede qualcosa di brutto, però... Appunto. Oh mio Dio. Questo è molto figo, eh? Oh. Ti prego, dimmi che hanno messo il trofeo Master of Lockpicking. Ti prego. No, non l'hanno usato. Oh. Ah, ho capito, devo prendere la piantina verde. Perché i parassiti mi vanno via come nel documento. Perfetto. Va bene, allora, prima di andare avanti, ragazzi, è ora di aprire tutti i lucchetti. Oh, la mia intuizione era giusta. Andiamo a vedere che cazzo aprono quei lucchetti. Che cazzo apre questo grimaldello. Non ti preoccupare, vai pure a dormire, buonanotte. Non ho detto niente, Davidone, sugli albanesi. Quindi non so di che cosa stai parlando. Sbagliato canale, forse. Ecco, per esempio, io in sta zona lì sono curiosissimo di esplorare un negozio di giocattoli, è figo. Però magari qualcuno se ne sbatte il cazzo. La terza gemma. E porta gioia, becchi la terza gemma, apri completamente l'orologio. E ti devono garbare queste ossa. A me garbano. Da morì. Mi fanno impazzire survival horror, però. Ok. Sì. Va bene. Qui quindi credo ce ne sia una di statuetta. Eccola lì. Bello lui. Beh, non c'è molto, cioè, però ti spiega la storia della statuetta, la lore. Fondatore della catena di giocattoli. Canzo. Bellissimo lui comunque. Come si chiama lui? Megaman. Ah, ma è Megaman. Allora, ragazzi, che bella questa cosa. Queste sono le Magic, guarda, questo è il back delle Magic. Si vede benissimo. Questo, raga. No, in realtà no, questo è Ghost and Goblins. Questa è l'interpretazione della cover di Ghosts and Goblins, e questa, ragazzi, è la reinterpretazione della cover di Mega Man americana, perché quando uscì Mega Man per il NES, quindi non per il Famicom giapponese, quando uscì per il NES, grazie al principe Nadir, lo fecero molto supereroe per venderlo ai ragazzini americani, quindi sembrava più una sorta di He-Man che il Mega Man puccioso che conosciamo noi. Bellissimo, ragazzi, queste cose sono belle, cazzo, perché non le volete scoprire? Ora lo finisco in 4 ore, sì, poi Dio su internet l'ho finito in 4 ore. Dio mio! Bene, andiamo qua. Che poi Mega Man, tra l'altro, è un nome americano perché si chiamerebbe in realtà Rockman, però.
Dario, perché è sul cazzo Foggia? Mai in baite. Adesso noi vogliamo 11 leoni. Alziamo le bandiere, si sentiranno i cori. Foggia, nelle vene c'è Foggia, nel mio cuore c'è Foggia, che non lascerò mai. Cioè, mai mai detto in vita mia, mi dissocio totalmente. Mi dissocio totalmente. Hai visto la cover? Stan Red Digital Chic. Pazzesca quella cover lì. Dario, ho visto Kenshin Samurai Vagabondo? No, ho letto il manga. Ok. A che punto pensi di essere il gioco? Te lo giuro, non te lo so dire, perché tutti mi hanno detto dura poco, quindi non te lo so dire, insomma. Vabbè, qui c'è solamente il pannello di controllo da questa roba qui non capisco dove stracazzo è, scusa. Ah, ecco, no, qui non c'ero mai stato, eh. Questa è una zona nuova, guarda. E lei? No, questa è proprio una zona nuova. Allora, aspetta, bisogna stare attenti. Una pianta rossa? Ottimo. Non so, anche qui ci sono... Ragazzi, questo ditemelo tanto tranqui. Il mix di tre erbe verdi. Questo mi interessa saperlo. Non mi riesce mai a fare la cosa giusta, cazzo. Ho degli zombie di merda inutili. Grazie a Pierre per lei. Tutto questo per la polvere da sparo. Ah no no no, aspetta, non solo, non solo, c'è una zona nuova. Ok. Stavo dicendo. Ah, ecco, guarda dove sono. Vabbè, qui... è qua, il rosso. Quindi non ho preso qualcosa qui. Aspetta, sentito. Mi sbaglio. No, Phantom Cecco, perché mi dovresti far ca? Non ho capito. Che senso poi? Ah, ok.
Ok, andiamo, va. Ma hai più giocato a qualche Souls-like? Ho rigiocato Bloodborne, ce l'avevo ricominciato, ripristino la corrente. I buchi di culo, ragazzi, non è che è proprio mi ispirito il massimo. Come se non avessi visto poi tra l'altro. Senti. Ma io fa così, vai. Visto perché c'è delle scintilline? Vabbè. Questo è proprio labirinto puro, eh. Ecco qui. C'è da cassi addosso per il diavolo. Eccola! Com'è la schivata, ragazzi? Eccoti. Vieni qui. Madonna, ti possono prendere sempre praticamente. Devo stare molto attento. Eccola. Ecco due, ora mi ammazzo. Ah, senti, vado di doppietta perché qua mi cavo addosso. Dio, Madonna, ragazzi. Che cazzo è Dead by Daylight? Fai il generatore, fai il generatore, Dio Madonna, fallo, fallo il generatore. Nessuno fa il generatore. È possibile che ci debba sempre pensare. Io spero che non siano infiniti sti affari perché... Aspetta però. Di qua è chiusa la strada. Sì. Io, ragazzi, sono infiniti perché ho paura di sprecare colpi, capito? Se sono infiniti, può essere oggettivamente un problema. No, ma sono tanti. Ok. Merda, l'ho visto, ma troppo tardi.
Dopo. Ok, qui ho preso tutto. Sono più delle tue munizioni. Allora evito. Zio, devi, cioè, leggere questa cosa. Vabbè, boss questo. Poveraccio, a me queste storie mi fanno sempre impressione. Anche se sono dei file di merda scritti da dei giapponesi di una multinazionale, sono veramente belle queste aggiunte che fa Capcom con Resident Evil. Oh, però siete proprio bastardi dentro. Toh. Ok, ho fatto tutto. Tutto. Addio. Rascio e ciao. No! Vabbè, almeno mi hanno sbloccato la shortcut. Lamentati. Oh! Ottimo. Dove? Ah, ok, no, proprio un'altra cosa. Ok. Ok. Rimane solo l'interruttore principale. Salva, vai. No. Prendi questo. Cioè, lei non è mai morto, però ok. Salva, vai, meglio. No, il primo che ti devi giocare, Kertz, è il primo. Devi giocarli in ordine di uscita. Giochi il primo, lo 0, 2, 3. Poi Code Veronica 4, 5, 6. Anche gli Outbreak sono degli ottimi spin-off, ma non. A meno che tu non te li voglia giocare su PS2. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la Non li corrente. puoi giocare su console moderne. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Giochi tutto su PC. Ottimo. Un ultimo Non so se sforzo. ci sono gli Ben Outbreak fatto, su PC. Zucchero. Piantala. Sessismo? Io non ho ancora capito che cazzo si. Cioè, che dovrebbe essere sta porta lì. Il 7, sì, chiaro. Ma il 7 diciamo che è un nuovo. Nuova fase. Ecco. La porticina lì, ma. Ah, perché non ti fa vedere la nuova zona, fanculo. Ora dove devo andare? Non ho capito. Aspetta, riattiva il sistema. Ah, ok, sì, certo, come no. Va bene, dai. È l'ora del Nemesis, penso, proprio per questo punto. Dopo aver fatto due. Eccoci. Sembrava strano. Devo fare la schivata qua, se no, nipota. Morto.